Oh, ragazzini, buona. Ah? Te la vuoi? Ma domenica, comunque, dagli amici, no? Una domenica, ragazzi. Allora, ragazzini, siamo qui a scartavetrare questa palla qua. Scartavetrare? Beh. Vabbè, questo coso malinconico che ci fa qui. Un pezzo di qua. Mata. Vabbè, quindi si mangia qua. Noi ci mangiamo la cioccolata. Beve sono da freddo. Eh? Abbiamo bisogno d'affetto e anche di soldi. Sto dicendo, ragazzini, ho visto la puntata di Giletti, è veramente il mio parere personale, non voglio, è sempre nella mia cultura, cioè lo reputo un giornalista veramente bravo. A parte che ha smerdato quel vecchiaccio di merda che stava lì dicendogli che io prendo tanto e se il mio programma va bene o va male, se il mio programma va male io me ne vado a casa. Tu il vitalizio o va bene o va male te lo porti a casa lo stesso. Ma e poi mi è piaciuto quando gli ha sbattuto il libro in faccia, cioè a terra, poi lo ha preso perché il vecchio lo voleva, prendilo. Lui da signore l'ha preso e ha detto: io lo prendo, certamente. Poi mi ha fatto capire, poi leggetevi cosa sta scritto in questo libro. Delle minchiate che ha scritto. La cosa giusta nella vita è la morte. L'unica cosa giusta è la morte. Madonna mia, che pessimista. Eh? Che? L'unica cosa giusta è la morte. Perché non è giusta la morte? Ah, dipende, non è così di giusto o non giusto. L'unica cosa che porta, come il grande Totò, la livella. Alla fine, tu sì, sulla terra tu sei ricco, io sono povero, o viceversa. Però poi a morte, io sono io e tu sei tu come me. O no? Sì, giusto. E allora? Sì, ma detto l'unica cosa giusta è la morte, sembra. L'unica regola giusta della vita è la morte. Ecco, già ora è diversa la cosa. Vabbè, mo ti apri qua. C'è sta prepotenza. Apri. Per favore. Apri queste due palline. Queste due palline. Vabbè, tu sei abituata a romperle le palline. È perché come gli altri me le rompono a me, io sono abituata a farle. Guardate. Ma come allevo hai fatto? Tutta in bocca se l'hai ficcata. Tutta in bocca. La pallina. Ecco. Eh? Cioè pure tu te ne riesci a mettere in bocca di palline? No. Hai fatto così, due. Ecco, detto. Io ancora posso aprire la mia pallina. Guarda chi sta qui con noi. La nostra cara è vecchia ciò. Beh. Ora si che si ragiona. Ora sì che si ragiona. Onda energetica. Beh ragazzi, ci vediamo dopo, dai, ciao. Ciao. Basta.
Sta provando tutti i lati, sta provando. Una bambina, una bambina sta piangendo. E ragazzini, siamo qui. Non è la fine del video questa, cioè di solito. Allora ragazzi, è successa una cosa che succede sempre, no? Sempre. Praticamente non in Italia la libertà di parola, di espressioni, non esiste. Lascia. Non esiste. Allora, io sono del parere, no? Che ognuno è libero su YouTube a fare video, giusto? Sì. Giusto? Giusto. A dire quello che vuole. Sì. A fare quello che vuole. Sì. Però. Perché urli sempre? Però. Se io esprimo un mio modesto ed educato parere, non c'è niente di male. Ah. Allora, se tu in un video dici 500 parolacce, no? Sì. E io in un video dico, beh vabbè, dici troppe parolacce, e poi altri... Per altre persone che non c'entrano nulla, perché io l'ho detto a te che fai il video, no? Tu hai un canale? Sì, io ti sto... Fai questo video. Ti sto cagando. Dici troppe parolacce, dico a te, Lucia, troppe parolacce dici nel video. Poi arriva un amico mio e mi difende. Sì. Ti sei offeso, poverino, si è offeso. Io gli ho scritto, guarda che nessuno si è offeso. Ma ho solamente sottolineato questa cosa qui, e prima di scrivere, pensa, prima di pensare, rifletti su quello che stai scrivendo, analizza. Oh, sei aperto una rivolta. Sei il classico bimbo minchia, spegni il PC, va a giocare. E poi scrivono così di fretta, con quelle manine al burro, così piene sporche di gnoccoli di naso. Scrivono perché devono scrivere, ha insultato l'amica mia. Devo scrivermi per forza, devo farmi vedere, devo avere i mi piace. Allora scrivono loro, facendo, anziché scrivere che, K-E, oppure... Vabbè, sì, perché ormai l'italiano oppure, non c'è più, non esiste più. Scrivendo, ci ho fatto, C-apostrofo, fatto... Poi scrivono senza virgole, che tu devi leggere una frase, cioè le virgole si usano per dare senso alla frase e al discorso. Io poi mi prendo con molta calma, no? Nella mia ignoranza, non è che sto scrivendo che è. Però prima di scrivere dico, vabbè, ci va sto commento, non ci va. La parola è giusta, la parola così può essere. Guarda lì. Sì, lo so. Che è successo? Che questa ragazza qui, che è una ragazza che fa questi video e dice parolacce, ha fatto uno screenshot
e l'ha messo su Facebook scrivendo come una cosa: oh, non sapevo che si offende, erano così sensibili alle parolacce queste persone. Ma siccome io non ho la cuore di paglia, no? Gli ho scritto su Facebook: vedi che preside 5-1 sono io, ho 30 anni, non sono un bimbo minchia. E gli ho spiegato che... Oh. E vai, gli ho spiegato che... Gli ho spiegato che il video non lo stavo vedendo io, ma lo stava vedendo mio nipote. Lo stava vedendo. Lo stava vedendo. Ah, ora si è capito il motivo. E tu senti, io sono iscritto a parecchi canali dove hanno un linguaggio colorato. Non è che delle due parolacce che hai detto. Oh! A parte poi le tue sotto i commenti. Ho visto il suo canale. Sempre gli amici. Che poi sarebbe questo che mi commentava su YouTube. Falso come, come un pollice di plastica. Ho visto il suo canale. E Pino Zeppo di non mi piace, di non coperta, me la dai un po'? E Pino Zeppo di non mi piace. Così. Il tuo canale? Sì, questo è 5-1, no? È pieno di non mi piace. Che poi ho fatto una statistica, a molti mi piace. A differenza di non mi piace. Vabbè. Alla fine comunque si è espressa questa ragazza. Dicendo che comunque sia la critica è stata costruttiva. Cioè ha spezzato le gambe a questi... a quegli idioti che dicevano bimbo minchia, bimbo nerd, così, colà. Ha detto la critica è stata abbastanza costruttiva, perché capisco che poi un altro è subentrato e ha detto comunque notate che c'è una fascia di età che vi nota, che vi, che vi guarda, la maggior parte sono minorenni. Se voi dite parolacce e ho, cioè alla fine come un principe azzurro senza offendere, senza fare questo è un offeso, bimbo minchia, vai a lavorare, hai tre, sicuramente sarai il classico bambino, il bamboccio, stupidi. Ma boh ragazzi, che fa? Ah, non ho fatto una cosa. Eri intento a parlare, a fare, dai, alzati. Meno. Aia. Muovi da lì. Così, aspetta, qua. Alzata la gamba. No, alzata. Non vuol dire che aspetta, ma che sono molli lì. Sette. La gelosona, beh. La gelosona. Si vede, dico io. Sì, la guardano. Guarda, guarda, è proprio qui. Seduta. Pim, 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 pim. Morno. Schiaffo. Yeah, pepe, 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 pepe. Beh. Ah, dove vai tu il letto? Sicuro se ti metti a pecora davanti agli amici. Ragazzi, non so dove è arrivata, perché noi stiamo parlando e la macchina là così è stoppata. Allora, praticamente abbiamo messo le coperte qui, è arrivato lui, il grande, il Piumons. Dai! Dai! Lasciala stare lì, non ti entra. No, è già entrata. Aggiustati là la coperta, giusto. Eh sì, devo mantenere ecco per forza. Perché non puoi mettere? No, no, no. No. Devi tirarti più uno. Un po'. Ah, eccolo. Sì, ma la testa non ce l'abbiamo qua. Qua ce l'abbiamo. Se tu hai chiuso. Vedi quanto spazio sta. Io lo tirerei un po' fino a qua. Madonna, guarda là. Ti, 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 non fa niente, non fa niente. Non fa niente. Fai la piega un po' più piccola, mamma mia. Non so fare anche un letto. Ma non lo devo saper fare mica io. Ma lo devi saper fare invece. No. Sì. Sì, guardate ragazzi. Tanto di spazio, tanto di testa. Ma è quella, è solo la testa che va fuori. Io la voglio più dentro la testa. Metti tu più sopra. Sono più. E il pigiama blu lo metti tu? Oh, me dai.
No, te lo devi mettere. Eh beh sì, me lo devo mettere, sì. No. Sì, te lo devi mettere tu a terra. Si le sfide proprio da 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 da. E non vale fottere così. Non vale fottere, non vale. Perché sennò tu giochi sporco. E già sto pensando come fare. 3. Ce l'hai. 2. E non vale, vedi come giochi sporco. 3, 2, 1, via. Arrangiati, mo. No! Mezzica! Fino a mo c'è fatto! Non vale! Non vale! E io sono qua! Non bisogna allontanarsi dal campo! Sì, tu me l'hai tolto tutto! Non vale! Non vale proprio. Io gioco sporco, io mi stavo allontanando. Tu invece. Che cosa? La corsa. Ho vinto, Lilli. No, se non sai giocare buono. Lunedì. Ciao, Mario. Non sai giocare buono. A dopo, ragazzi. Ciao. Ok, buon appetito. Buon appetito. Qua ci mangiamo il bruschettone e la pizzetta. Uè ragazzi. Che è questo? Che cos'era questo? La tosse era. Era una tosse strana. Che dire ragazzi? Abbiamo cenato e adesso siamo a letto. Come ogni sera. Meno male. Perché? Tu immagini se non cenavi e se non andavi a letto. No, dovevo cenare per forza. E anche per forza devi andare a letto. Adesso c'è una papagna, guarda, tremenda. Allora, è successa una cosa strana. L'altra sera ho mangiato una pizzetta. Quelle surgelate, quelle là. Eurospiniane. Che è successo? Che durante la notte mi è venuta una forte tachicardia e sono andato a finire all'ospedale a pronto soccorso, come voi ben sapete. Che è successo? Vabbè, che le analisi andavano tutti bene, anche la troponina. La topolina andava bene. Che è successo? Che stasera mi sono mangiato un'altra pizzetta, sempre presa dall'Eurospin. E dopo che ho ucciso i cani sono salito, ho detto alle vedi che ho lo stesso sintomo dell'altra cosa. Ho una tachicardia forte. Allora ho pensato, caspita, oggi pomeriggio caffè non ne ho presi. L'unica cosa è la pizzetta, perché fino a poco, prima stavo bene per mangiarla. Allora ho pensato che ci deve essere qualche conservante, qualche cosa che... che ti dà quel senso di eccitazione. Allora lei cosa... aspetta, perché c'è lo zoom? Allora lei cosa ha detto? Ha detto, vuoi 15 gocce di che cosa? È l'Exotan, è una gocce... rilassante, vabbè. Sì, è una specie di... anche il dottore al pronto soccorso me le ha consigliate. Ha detto, quando è prenditele. Io sono contrario a quelle cose perché... però... la sono scritto, dai le 15... io sono contrario, però nel caso in cui, come in questo caso tuo, era necessario, in effetti ti è passato, no? Allora la sono scritto, ti do 10 gocce. Fatto va bene, sì. Poi sono scritto subito, sì, dalle 15 alle 30 gocce. Ha detto, no, 15 te ne devo dare. Ok, dammele qui. E
Ragazzi, dopo mezz'ora. Avete presente quando vi ubriacate? No, forse neanche quello è l'esempio buono. Però c'ho una mega papagna, mi sento rilassato, mi sento. Potrei dormire con voi con la macchinetta che mi riprende. E noi insieme prendiamo sonno e dormiamo così. Guardando, ci giriamo, ci salutiamo. Ci giriamo, prendiamo sonno. Lo facciamo? No. Lo facciamo? Dai, su. No, io direi proprio di no. No? Dormiamo con la luce accesa stanotte? Assolutamente no, guarda. Perché no? Ma assolutamente no. Dai, su, con una bella luce forte e bella accesa. Eh? No. La mettiamo qua sopra, una cosa, vedi? Tipo un. Sì, sai, tipo ospedale che c'hanno la luce da sopra. No, proprio. No, qua tipo un lampione così, vedi? Ah, un lampione proprio, eh? Ma che dici? Che ci fa la luce proprio sulla faccia? Assolutamente. Sugli occhi, ci fa la luce sugli occhi e poi ci vediamo verde. E niente, ragazzi, avete capito il discorso di prima, no? Che ognuno non può esprimere neanche il suo concetto che deve essere attaccato, deve essere offeso. No, no, con la. Ma andatevene a cacare, andate. Stai pensando, ma va là, va là, va là. Che veramente cadiamo nel ridicolo. Persone che. Ma questo è un bimbo minchia. Ma questo. Ma andate via. Tu cosa ci racconti invece? Niente, che. Fa un freddino. Il tempo che ci riscaldiamo delle coperte che abbiamo messo in più. Può riscaldare. Che è Peppa Pig quello? Sì, sto vedendo questo video. I pancake su. Babbo, ragazzi, dai. Il video di oggi termina qui. Iscrivetevi, commentate, condividete. Dai, vi dicete carina. Che cacata. Io odio Peppa Pig. Non lo so, fanno non certi cartoni. C'è una serie su D-Max che fa la pubblicità. Che fa, oh mio Dio, il mio sedere è impazzito. Dai. Cioè, che cartoni animati sono. Io mi ricordo Holly e Benji. Mile Shiro. Johnny quasi magia. Johnny è quasi magia. Tasmania. Conte Dracula. Sailor Moon, dai. Piccoli problemi di cuore. Cioè, questi. Oh mio Dio, il mio sedere è impazzito. Lupin. Action Man. Conad. Cioè. È l'uomo tigre. L'uomo tigre. Vabbè, l'uomo tigre no, non lo seguivo tanto perché no. No, però voglio dire, erano comunque altri cartoni. Cioè, adesso fanno proprio cartoni. Non sono manga, sono minghia. Cartoni per bimbi minchia. Non lo so, boh. Saremo noi che stiamo facendo vecchi. Cioè, come i nostri genitori dicevano all'epoca, che so quei cartoni là che mi stanno vedendo. Vedi che non so, lo sai che non ho mai chiesto. Tu lo sai se i nostri genitori. Vabbè, no, loro non vedevano sì, neanche. Sì, lui si devono gigolo d'acciaio. No, all'epoca quando erano piccoli i nostri genitori non c'era manca la televisione. Ma se non c'erano neanche la televisione lui. Appunto, quindi non esistevano neanche i cartoni animati. Sennò, diciamo, quei poveracci, non avevano neanche la televisione. Sono iniziati più o meno con la generazione nostra i cartoni animati. E poi grazie a noi loro si sono evoluti. Grazie a noi hanno un computer. Ma che c'è? Mo devi esagerare. Eh? Ma devi esagerare. No, dico, i miei genitori grazie a me hanno un computer. Stiamo vedendo Bad Dog, praticamente sono degli animali, generalmente la maggior parte delle volte sono cani, però che fanno le cose più strane, quelle che si rubano le cose dalla casa, chi invece va a rubare la casa dei vicini, chi si ruba il cibo. Che c'ha una puzzola addirittura. Qui ora stiamo vedendo che c'hanno una puzzola. Praticamente stanno facendo dire che la puzzola ti sta rovesciando tutte le piante. Sì, ma c'è una puzzola questa, anziché il cane. Ho detto, è una puzzola. Ma non è una puzzola come animale domestico? Non lo so. Certo che no. Li conviene. Babbo, dai. Ragazzi. No, se vedete. Dai, veloce, mancano pochi secondi. Oh, pochi secondi. 30 secondi, ma. Non sbadigliare, smettila. Dai, che c'ho sonno, me. Buonanotte. 25 secondi. Ciao.
Ti ricordo, ricordo qualcosa. Commentate, iscrivetevi, grazie a tutti gli iscritti, grazie ai seguiti. Ciao ragazzi, ciao, vi voglio bene a tutti quanti.